Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto per gli amanti della fotografia e dei video. Si tratta di una custodia per binario Dolly, quindi per quelli che realizzano video, fanno fotografia e hanno bisogno del binario, ecco, si può rimettere all'interno di questa custodia, anche se vi dirò la verità, io l'ho usato per un'altra cosa e adesso ve lo andrò a dire. Iscrivetevi innanzitutto al canale per restare sintonizzati su tutte le recensioni che ho in programma per voi e inoltre vi lascio il link in descrizione di questo prodotto perché l'ho pagato appena 4 euro. Non so adesso quanto sarà il prezzo, scopritelo anche voi cliccando qui sotto e guardando. Come vedete è veramente una custodia ben fatta, davvero robusta, solida, una cerniera anche questa bella robusta, cuciture. Vado a farvi vedere anche le maniglie. E come dimensioni siamo a 66 x 66 cm x 20 cm, sto andando a leggere per non sbagliare. E la cosa che mi piace è che c'è anche all'interno dei laccetti in velcro per andare a tenere il vostro binario. Io però ho acquistato questa custodia per andare a riporre un fucile pneumatico da pesca, quindi pesca subacquea. L'ho usato principalmente come custodia e potete anche voi usarlo, che ne so, per mettere dentro qualcos'altro, che potrebbe essere anche un cavalletto, perché no? O se avete in mente di mettere in una custodia, diciamo, protettiva ad un prezzo veramente basso qualcosa di queste dimensioni. Come vedete l'interno è imbottito, morbido, c'è la taschina che si chiude con la cerniera, ho messo dentro la garanzia, è veramente protettivo, qua addirittura più spesso, e come vedete qua sono presenti questi nastrini che si chiudono in velcro per andare a mettere lo slider, comunque quello che il cavalletto e così via. Io ho messo il fucile, l'ho inserito come vedete e con i laccetti assicurato in modo che non si muove, e vi andrò anche a fare una recensione prossimamente di questo fucile olio pneumatico per la pesca subacquea. Se vi è piaciuta la recensione lasciate un like, se avete domande non esitate a pormele, link in descrizione della custodia.